le emozioni e gli individui intangibili. Scusate, Chiara, scusa, eh! È una brutta sensazione. Cioè, che so. Che fai? Non attacca. Non attacca, ma è questo qua. Madonna, senza destra. Ma è qua. E cosa devo fare? Che fai una cosa? Però non ce la faccio di fare in Barcellona. Lo odio troppo. Deve fare un risultato non peggiore. Mentre era MotoGP, Marquez. Spagnoli, grazie. Mamma mia, no. Che non è Barcellona. Non della sua destino, se vince, è agli ottavi. Entra nell'area di rigore per Lukaku, colpetto la giusta per Porca Valero. Perché hai fatto questa cosa? Dialogo tra i due, non è mai conquistato. Oh! Oh! Sì! Romero! Romero! No! Si era cacciato molto bene, aveva lasciato finire l'azione, arbitro e guardarini, ma la posizione è lentissima, si era vista. Non aveva fischiato su di questo replay. Sì, ma non lo vedere dal VAR, per favore, questa qua. Della Madonna, ma guarda che sì, guarda, guarda, tieni a modo che io sto, scusa, sulla sola. No, dai, ma come fai? Ma... Vabbè, oh, non ci è arrivato, non ci ha creduto, diverso. Palla dietro, c'è Carabinà, per essere Barcellona in vantaggio. Segnato Perez al 23esimo. Bellissima del Barcellona, un passaggio di Griezmann straordinario in mezzo alla difesa dell'Inter. Piazzata bene, con tanti giocatori, quindi andiamo a posizione. Posso vedere il silenzio? Era fuori gioco. Vidale, assolutamente. Sicuramente la valuteranno. La giocata è questa. Poi è pure sbagliato, non andare all'altro. Spazio, sfruttando anche il movimento di Re che si allontana per seguire. Comunque è molto sempre così, sempre così, come l'anno scorso, Dio. Porca puttana. Poi Ras ha detto, questo Barcellona sembra mia di Giampaolo, ha fatto cosa? Problemi d'Ambrosio. Che buffo di merda. Va. Guarda, se non fare puttanate, se non fai puttanate, mamma mia, oh. Non fare cosa fa? D'Ambrosio lo attacca. Ma bravo Danilo, ti sei riscattato. Si cerca l'organizzazione, ma non è accettato la Rakitic. No, vabbè, oh, ma tu forse non ti rendi conto che ci facciamo un altro anno senza ottavi. Arriva sulla parte di fine da merda. Il pallone resta lì e il Barcellona si ricorda la palla della 2-0. È caduta la testa! Mamma mia che gol che si è mangiato! Ah, lo zero cosa fai? Mamma mia che culo! Mamma questo mia! Deve essere preso dall'Inter come un segnale. Cosa ho detto adesso? Per Martinez che prova a cacciare. Madonna santa! Mamma mia!
Che sto povo! Il rigore è il migliore lontano dell'Inter. Quando gli arriva la palla riesce sempre a far succedere. Mamma mia, sto di sinistra! Cosa. Controlla bene questo cazzo di dico di me. Si vede che io mi arrivo. Vai a fare gol, Fran. Ma fa gol dell'Inter. Bravo, che si non fa puntarate. Che si non fa... Bravo, Luca, pure tu. Guardalo, guardalo, mette in mezzo, perfetto. Attrazione. Martinez, Martinez è lì nell'area di rigore, chiuso, arriva Lukaku, battaggio di Lukaku, ma non è vero! Che sto qua fatto? Ma che sto qua fatto Lautaro? Mamma mia, vai! Ma vuoi dire? Senti, calma, vai da, molli via! Aspetta, vuoi dire? Aspetta, no, non posso dire niente che porta a spinto! Aspettavo che finisce la partita! Guarda come la tiene! No, la realtà, guarda, stop, la tiene, appoggio, tu! Vediamo, vaffanculo, per me, cazzo. Ragazzi, è iniziato il secondo tempo, Enzo. Enzo, metti di su. Ma non arriva Iniesta. Ha la capacità, fuori la palla al piede, la capacità veramente di fare esamare come questi. Fa caldo, bravo. Ma se ero proprio qui in quella partita lì. Allora io? Lo devo sbloccare, quindi... Ma come fai a sbagliare un gol del genere? Porca puttana, li muorta da mamata! Questa pareggia come la Roma. Come la Roma. Come la Roma. Che sbagliano sti gol di merda. Non si sblocca manco il telefono. Porca puttana. 2-1 il Borussia. Porca puttana. Non puoi pensare che... ho capito, però tu non puoi sbagliare dei gol del genere. Porca troia, fai un gol dalla distanza ti sbagli, e sbagli un gol avanti alla porta. Con Neto, con lo Juventino. Cominciano a essere tante le occasioni che non è stato capace di sfruttare, anche questa non è possibile. Ma te la fare? Lungo, però non è il suo piede migliore il destro. A questi livelli ci si assicura un controllo un pochino più, come dire, applicato nel cercare di coprire la fascia di competenza sia a destra che a sinistra. Dillo. Ragazzi, è l'orario. 70esimo, devo cambiare postazione assolutamente. Il cross di Godin, Martinez! Guarda! Martinez! Lautaro! Lautaro! No, ti giuro, sto difendendo anch'io però, Enzo. Lo vaffa al culo. Si chiama Diego, lo vaffa al culo. Politano, spinge, arriva in mezzo, lo fa capo che non è finita, arriva il senso, vieni qua, l'ha annullato, Enzo, l'ha annullato, Enzo, sì. Da valutare se l'intervento di un TT è una giocata. Però l'ha toccato un TT, o una respinta. Questo non so se lo farà il VAR. Terzo giocatore più giovane nella storia. 400 milioni di clausola. Questo qua, quello che sta entrando. Abusa, sì. 17 anni. Con un esposito. Beh, insomma, magari questo. Adesso non l'ho ancora visto giocare, ma occhio, da come stai dicendo. Ansu Fati. Chiedono 1-2. Spati al tiro! Ed è un gran gol! Ed è un gran gol! Il ragazzino colpisce a 17 anni! Mi sono bastati pochi minuti! Che l'hanno detto, impressionante però! Per portare il vantaggio alla Barcellona! E a meno che non succeda qualcosa di clamoroso, mandare l'Inter in Europa League! È chiaro che questo è un ragazzo che ha qualcosa di speciale! Come riesce a essere decisivo in poco tempo! Contro un Inter che obiettivamente non riusciva più a ripartire in questa fase, era un po' slegata tra le parti, il Barcellona aveva troppa facilità nel
stare palla con le riserve del Barcellona. Invece di rigore Gianpaolo. Via Filippo, Politano si accentra, poi scivola. Guarda quell'altro rigoglio, va bene, si deve giocare nel Sassuolo, vai. Pezzo di me, proprio facci il terzo. Il muoio da quello guarda un altro. Martinez, a tuo cazzo ste! Non è finita però Skriniar, insiste lì. Ti giuro che ti devi spezzare, voglio. Ti devi spezzare di finire la carriera di andare a fare la busta Fabi dalla capocchia, vedi quello lì, guarda. Così sei sportivo. Vai a cagare, vai. Vai a cagare, potevi segnare contro Real Valladolid e devi segnare contro di noi. Vabbè ragazzi, è finita. Mancano praticamente 20 secondi. Barcellona sta finendo la partita, questa dovrebbe essere l'ultima azione. Vuoi dire qualcosa? No, a parte tu. Ma ti rendi conto, Andrea? Mo da lucido, ma mo si fanno il 3-1. Ma ti rendi conto che siamo usciti? Avevamo l'occasione d'oro di andare agli ottavi. Parte Suarez, andami 5 tempi. Pesce qui Pes, finisce a San Siro, vince il Barcellona 2-1, l'Inter va in Europa League. Tante occasioni sciupate a cominciare dalla partita in casa con Slavia Praga, poi la stessa gara di Barcellona. Dai, di qualcosa che è finita, dai, non fai così. Cosa devo dire? Fino a mo' stavo parlando. Fino a mo' stavo parlando. Abbiamo sprecato un'occasione d'oro, chi destra muerta, a me che tipo l'Inter, porca puttana, il dolore nella gioia della capocchia. Sono 45 anni che non andiamo agli ottavi di finale, ma ti rendi conto? Ogni 45 anni ma quella l'Inter vince qualcosa. Mo' vediamo lo scudetto. Necessi di Europa League. Ma chi prendiamo? Il Castellaneta. Saluta Enzo, digli mettere un like al video. Quanta sei che mette like? Tutti i gufi. Vai. Stoppo?